C'era una volta un re e una regina che desideravano una bambina. Finalmente un giorno la regina rimase incinta, ma morì mentre partoriva. Il re si fece aiutare a crescere la bambina da una donna vanitosa e molto crudele, di nome Malvagia. Gli anni passavano, la principessa cresceva e diventava sempre più bella e gentile, premurosa e generosa. Un giorno la principessa chiese al re di raccontarle la sua storia, ma lui non le volle dire niente. La bella principessa ci rimase così male che corse a prendere il suo cavallo per poi scappare via. Malvagia, che era anche una maga, trasformò il cavallo in un dinosauro e così la principessa non riuscì più a scappare. La principessa era così triste che il suo cavallo era diventato un dinosauro, che promise a Malvagia che se avesse ritrasformato il dinosauro in cavallo, lei avrebbe convinto il padre a sposarla, così sarebbe diventata regina. E così fu. Ma le cose non vanno sempre come si vorrebbe. E infatti, una volta diventata regina, Malvagia nascose il cavallo della principessa in modo che a lei non venisse in mente di scappare. Ma finalmente un giorno la principessa entrò in una delle cantine del castello e trovò tre cavalli e riuscì a riconoscere il suo. Da quel giorno la principessa non lasciò più il suo cavallo e fece pace con Malvagia. Dopo qualche tempo anche la principessa si sposò con un ragazzo che non aveva cavalli, ma era molto ricco. E così vissero tutti felici e contenti. Thank you.